con la buffa a bozzare, andiamo a governare. L'Italia non ha niente da invidiare, andiamo a governare. Un saluto a tutti e ben ritrovati di World 125 nuovamente su Europa Universalis 4 con il nostro Imperium Padanorum. Nello scorso episodio avevamo preso con successo a Nab e concluso la nostra crociata contro Tunisi prendendo anche qualche bonus. O siamo ancora scomunicati? No, non siamo scomunicati. Però non penso durerà al mondo, visto che molto, visto che il Papa comunque c'è ancora ostile. Evercore, was at war. Abbiamo già migliorato le... Desiderano Venezia, scusa? Desiderano Avignone e Venezia. Va bene, drogati di meno, Papa. Comunque, ho notato, ho trovato la prossima guerra da fare. E ve lo dico già quale sarà. Ovvero Lucca, il Lucca Comics. Lucca Comics perché... Perché Lucca non ha rivali. Non ci non arrivare in alleati. E da quello che ho visto l'altra volta, prima di chiudere il gioco, se vado su economia, loans, cost overview, charts, income, no, non è income, ma è quella che... Income comparison, quelli che mettiamo, quelli che hanno più soldi. C'è un modo di vedere chi aveva più soldi. Non me lo ricordo. Comunque mi sa che Lucca ha una cosa come 600-500 monete da parte, quindi sono un bel po' di soldi che possiamo fruttare. Ecco qua Lucca. Guadagna 7 al mese, c'era un modo per vedere la quantità di denaro che aveva, se non mi sbaglio. Però al momento mi sfugge. Comunque sono 600-700 monete che aveva da parte, se non mi sbaglio. E nulla, li dichiarerò guerra, non alleati, non conquisterò nulla. È solo un motivo per prendermi soldi e fare l'obiettivo del denaro. Abbiamo la missione di prendere denaro, objective 605, ci arriviamo anche senza la missione, ma così è più bello, dichiarando guerra. Oltretutto, sì, accettiamo il matrimonio. Penso si possa liberare sia Firenze che Pisa, perché ci hanno Pisa e Firenze, quindi posso liberare e rendere questa parte d'Italia in pratica uno scacchiere interessante, perché nessuno potrà fare core su queste terre. E solo io potrò prenderle, ma le prenderò quando vorrò io. E quindi meglio avere un territorio singolo da una terra... No, vai via, chi è che rompe le balle? Tanto qua possiamo fare anche l'esercito nuovo, sì, perfetto. Facciamo... Pa-pa-pam. Abbiamo il là, mettiamo il Culverin, che ha shock, perfetto. E poi mettiamo il Schweitreiter, javol. E comunque la guerra è anche facile perché sono scomunicati, quindi c'è il... claim, la dichiarazione di guerra di scomunica. Ed è molto easy. Mettere addirittura il generale, quello buono, appena arriviamo lì. E poi la prossima guerra sarà contro la Spagna. Appena arriveremo anche a 10 favori con la Polonia. Spollax, che ne abbiamo 6, quindi ci vuole ancora qualche anno. Prenderemo i polacchi come alleati, cioè li abbiamo già i polacchi come alleati, ma li prenderemo come amici. E li chiameremo meglio. Mentre per quanto riguarda le idee, andrei sulle idee di commercio. Abbiamo un sacco di punti commerciali, sempre commerciali, diplomatici da parte. Appena avremo finito questa idea militare aumenteremo anche il focus. Dichiarerei guerra io. Sì, possiamo permetterci di usare un po' di manpower. Non chiamo assolutamente nessuno. Facciamo take Firenze. Ba-bam. Hello. Abbiamo già vinto una battaglia, molto bene. Ok, qua abbiamo le nostre navi, le portiamo qua in posizione. Salve Salvino, boom. Squish, squish, squish. Squish, squish. Ho letto bene gli ottomani? Non avevano manco il tempo di fare qualcosa gli ottomani. No, perdi 20 di legittimità. E guadagna 10 in realtà, sì, per forza, che non posso permettermi di... Pisa, Pisa è caduta, Pisa sta, anche Lucca sta per cadere, a quanto vedo. No, stai a Pisa, tanto non subisce attrito, quindi va bene così. Prima volevo che queste navi stessero al loro posto. È già low come entusiasmo, molto bene. Molto bene. L'assedio di Lucca va velocissimo. Allora, facciamo il trattato di pace. Tutti i soldi. Sono 1000 monete d'oro, non 1000, cosa ho detto prima, 600, quanto ho detto. War Reparation, naturalmente, rilascia Pisa e Firenze, perfetto. Secondo me hanno anche di più, perché un po' di soldi li ha pagati per comprarsi gli ottomani. Che non ci interessa tanto. Pff,
tempo che arrivano sono finiti gli assedi. Dei soldi che hai dato gli ottomani potevi darli a noi. Oh, abbiamo convertito Bizerta ridendo e scherzando. Cos'è? Making the rumor, quindi il pettegolezzo che gli ottomani stanno preparando un attacco alla Lituania in a war aggression. Is slow, è un blatterante, anche questo è uno che parla troppo. Slow slips. Quindi attaccheranno la Lituania gli ottomani, bene. Sì, vabbè, questi che vengono a Siege di Firenze, vediamo se hanno già intenzione di far pace. No, vogliono che cada Lucca anche. Vabbè, ti faccio cadere, tanto gli ottomani non possono venire qua, se no li attacco Gorizia. Li attacco a Gorizia, no, no, non scocciare. Perfetto, è finito la Siege di Lucca, prendiamoci anche il prestigio dalla battaglia navale. Segreti della nostra alleanza? 50% 50% di possibilità di aggiungere 10 di... Vabbè, non mi interessa. Ambasciatori diplomatici di servizio... Forse questo evento l'avevano già letto. Gli ambasciatori che portano segreti con loro. Proviamo a fare questo. Magari non peggioriamo le relazioni con loro. No. Ok, Pisa. Ah, non è Pisa, è Lucca. Non hai più soldi? No. Però mi dà le war reparations. Sì. Perfetto. Questa guerra non ci dovrebbe causare... Perfetto, abbiamo 1600 da parte, 10 di prestigio anche. Good jobs. Good job, Steve Jobs. Convertimi questa qua, vai. Abbiamo guadagnato anche una nave commerciale, molto bene. Protect trade, Genoa, Ragusa. Anche Ragusa, dobbiamo fare una flotta commerciale per Ragusa. Possiamo fare un'altra caravella, vai. Ok, la prossima guerra sarà contro... Intanto miglioriamo le relazioni con chi? Con nessuno, magari con l'Austria? Allora, sicuramente non con loro, e con loro facciamo un Build Spy Network. Confirm. Con gli ottomani meno 200, con loro... Miglioriamole con gli inglesi che sono un po' basse. Perfetto, questa guerra è stata easy, però non, così non abbiamo manco... Abbiamo guadagnato soldi senza nemmeno... aumentare il dissapore all'interno della coalizione o possibile coalizione. Ma nessuno ci vede male, a parte nemmeno gli ottomani ci vedono male, cioè, quindi non vedo perché preoccuparci. Comunque, visto che abbiamo due spazi liberi, farei condotta infantry, visto che abbiamo l'infantry combat ability del più 20% al momento. Più 20, sì, perfetto. E c'è la policy che ci aumenta dell'altro 20, se non ve l'avevo già fatto vedere forse. Eccola qua, Modern Firearm Techniques, più 20% di infatti combat ability. Fatemi di nuovo, mi dimentico sempre di disabilitare Steam ogni volta che inizio a registrare. Mi dimentico sempre, offline, oh. Tumulti, non ci interessa i tumulti. Perché non vai a... Select me, ah forse sta, vabbè. Sta facendo i suoi... Si sta riparando probabilmente. Ci sono delle navi da trasporto, le portiamo a Siena. Anzi, non le porti proprio da nessuna parte, le fai venire qua. Perché questi qua li portiamo in Spagna. Molto bene. Conquista Pisa, Crane. Missione del cazzo. Non mi dispiacerebbe prendere dalla... Gli ungheresi sono alleati con la Castiglia, abbiamo detto, sì. Quindi... Molto probabilmente entreranno in guerra con la Castiglia. Questo vuol dire... Questo vuol dire tante cose. Però vuol dire tanto dobbiamo aspettare... Ancora 3 anni, quindi c'è tempo. C'è tempo, c'è tempo. Così facciamo calare un po' la coalizione. Cerchiamo di migliorare le relazioni con l'Austria. Meno 50 hostile relation. Ma noi non siamo ostili. Siamo rivali però. Vabbè, fa lo stesso. Voi venite qua. Ok, questi altri 20.000 ometti. Ometti forti e valorosi. Supply limit 21, supply limit 22, supply limit qua. Supply, dovrei dire. 32, perfetto. Supply limit, se no wall, come dici supply? Perché dici supply?
Provenza non è ancora stato reso uno stato? Non l'abbiamo reso alla fine uno stato. Forse volevo ma non l'ho fatto. No, al momento non lo farei. Non mi interessa più di tanto spendere punti. È vero che non è che ci servano molti punti diplomatici, i punti amministrativi al momento, però velocizziamo a 4 comunque. Ha pagato i debiti di Lucca. Bravo, paga i debiti di Lucca. Ah, a proposito, una cosa che volevo fare. Visto che abbiamo parecchi soldi, oltre a costruire, cioè, visto che siamo una grande nazione, possiamo influenzare la nostra nazione. As a great power we influenzeremo il petty county, il piccolo regno di Catalogna, attraverso la nostra diplomatic reputation, reputation. Ci darà un bonus di 25 per 10 anni, riceveranno anche un punto monarchico nella categoria che sono più deboli. Questo corrisponde to 12 mesi of the income. Per 44 possiamo influenzarli, loro riceveranno anche un punto e quindi saranno più forti. Potremmo anche influenzare loro, ad esempio. Possiamo influenzare chi vogliamo, penso, verso la nostra posizione, però devono essere ovviamente non nazioni principali. E ovviamente posso pagarti i tuoi debiti? Break alliance, what? No, non posso fargli rompere alleanze con chi voglio. E posso giocare un po' con queste cose. Posso dire all'Ungheria, rompi alleanza con loro. Papal State, no, no, no. Continuano a pagare i debiti di Lucca, gli spagnoli, va bene. Sono molto contento. Tanto questi qua li hanno messi qua su quest'isola. Sickness of the King. Matteo è diventato malato, è caduto in uno stato di malattia e non può gestire tutti gli aspetti del regno dell'impero. Come dovremmo gestire? Più potere ai nobili. Tasse meno 10, i nobili guadagnano potere, lealtà. Potere ai burgess, ai commercianti. Più 10 di lealtà, chi è che ha meno lealtà? I burgess nel 67, prendiamo la nobiltà, più potere ai nobili, vuol dire un po' meno tasse, ma land meno 10% di mantenimento. Li recuperiamo così, infatti. Ci andiamo a guadagnare oltretutto grazie a quel bonus, perfetto. Abbiamo due diplomatici che non fanno nulla. Siamo stati scomunicati. Questo non fa bene alle nostre relazioni. Porca troia, papa di merda. Prima o poi la pagherai, papa, la pagherai. Ok, prendiamo l'idea diplomatica. Che ci dà più global trade power. A posto. Select mission, protegge Ragusa. Ok, Annaba è stata... dobbiamo aumentare anche l'autonomia. Chi è che si ribella? I tunisini di nuovo. Ok, prima dell'attacco a... i tunisini, facciamoli andare a Biserte. Ritornate indietro, lo so che vi annoierete a fare avanti e indietro, ma... dobbiamo prima gestire questa cosa. Conquista Pisa, remove Ragusa... che missione del cazzo, cancella. Ok, intanto noi stiamo sempre fabbricando. A questo punto fabbriamo claim anche sulla claim. Non claim. Costruiamo build spy network sulla Ungheria. Ok. Solo che ci mette 2 anni adesso. Vabbè, si sono scambiati le mappe. Contenti loro, contenti tutti. Potrei provare a convertirla, ma... no. Allora, con un'armata, beh, ormai abbiamo i forti attivi, li lascerei attivi. Oh, che culo, è già successo. Con un'armata gestirei gli ungheresi, insieme ai polacchi, con l'altra armata attaccherò i castigliani e aragonesi. Quanti favori abbiamo con voi? 9, quindi un anno. Con voi ne abbiamo 23 e con voi 21, quindi voi dovete venire assolutamente nella mia guerra. Ciao ribelli. You won, grazie. Abbiamo una nuova idea, perfetto. Abbiamo anche National Arrest -1 così, perché abbiamo attivato la fedeltà padana, molto bene. Artillery Battery, Mastered Battery, perfetto, adesso anche le artiglierie sono più forti. Adesso shifterei il bonus, abbiamo un +2/+1, meno 10% di mantenimento, non posso ancora shiftarlo.
Però adesso che inizia la guerra, detto proprio fra noi e noi, detto fra noi e noi, attiverei quella policy. Tra un anno l'attiviamo. I francesi hanno attivato il colonialismo, quindi andiamo a vedere adesso poi le tecnologie. Hanno polacchi come rivali, hanno tolto l'Inghilterra, hanno tolto anche l'Austria, quindi l'Austria potrei toglierla pure io a sto punto. Chi odi? Perfetto, i polacchi, però i polacchi me li devo tenere buoni ancora per un po', finché non attacchiamo gli ungheresi e gli ottomani soprattutto. Io toglierei volentieri l'Austria come rivale, perché io non ho come rivali gli spagnoli, però non posso nemmeno metterli, perché non ho 100 punti diplomatici. Vabbè, aspettiamo un attimo, cioè i punti diplomatici arriveranno. Go home at war. Blockade ports, sì. Ribelli ottomani, bene. Bene, 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 bene. Quando arriviamo a 10 punti, a 10 favori, entriamo in guerra. Siamo ancora a 9. Ma declare war? No, non avete capito. Io non volevo questo. Firenze, finisci la tua guerra. Posso dirti stop? Stop! Intervengo nella tua guerra se non la fai... Posso dire... Intervengo a tuo favore. No, non posso, perché non c'è nessun... Non posso, è una guerra fra di loro. Vabbè, Firenze si prenderà Pisa. E poi ci toccherà di nuovo mangiare Firenze, eccetera, eccetera. Vassallizza Pisa di nuovo. Povera Pisa. Abbiamo una tregua con loro, scusate. Sì, abbiamo... Perché non c'aveva una tregua con Pisa, però? Vabbè, dura parecchi anni anche quella tregua. Ok, questi qua possono andare qua. Dai, su, quanti fa... Quando è che scatta il favore qua? Che voglio dichiarare guerra. Oh, 10 favori! A bomba! Però i lituani sono in guerra con... Quindi anche voi? No, voi non siete in guerra con loro, quindi sarebbe il caso che vi chiamassi prima di loro. Comunque, direi che per questo episodio è tutto. Abbiamo guadagnato un bel po' di soldini da queste relazioni. Non abbiamo costruito nemmeno nulla. Costruiamo almeno qualche... Doc, trade power. Facciamo trade power qua, vai. Magari qualcosa anche per il manpower. Dai, barracks che ci danno più 50% di manpower. Qua, qua, perfetto. Restiamo alla vista che dobbiamo andare in guerra. Teniamo gli altri soldi. E nulla, ci vediamo nel prossimo episodio con la guerra contro Castiglia.